La rassegna stampa è offerta da... Sabato 20 luglio, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero: governo, il PD chiede il rimpasto, la maggioranza vota la fiducia ad Alfano, ma i democratici insistono, dovrebbe dimettersi. Epifani, tagliando a settembre, Letta, non resterò a tutti i costi, il PD e l'applaude, il Premier. Ruby Bis, 7 anni a Mora e Fede, 5 alla Minetti, atti trasmessi ai PM, per Berlusconi ipotesi, falsa testimonianza, il retroscena, l'ira del cavaliere, come assassini, i personaggi, Nicole, amo davvero Silvio. Roma, dopo oltre 80 anni, ritrovati i manoscritti di Verga, valgono 4 milioni, migliaia di lettere, bozze, disegni, appunti. Il taglio del debito, Eni, Eni Alterna e Finmeccanica, venderle si può. La Gazzetta del Mezzogiorno, Alfano è salvo, il caso è aperto, il giallo Italia-Kazakistan, Letta, lui è estraneo, ma Epifani e Zanda sollecitano le dimissioni. Spunta l'ipotesi di rimpasto e berlusconiani contro il capogruppo PD. Con 226 no, 55 sì e 13 astenuti, il Senato respinge la mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno. Il caso Tarantini-Escort lo pagò per mentire, la procura di Bari chiude le indagini sul cavaliere. Lecce, terza rogatoria internazionale sui milioni di sospetti, la procura elvetica di nuovo in pressing su Massimo Bonerba. Odissea continua, lo statale dei Trulli bloccata da un parere, ok paesaggistico atteso da 3 anni, niente fondi, cipe, per la casa Massima Putignano. Trasporti, Bari più vicini alla stazione dell'aeroporto, da oggi al via le corse ferrotranviarie. Milano, imputati tutti colpevoli al processo Ruby Bis, Fede e Mora condannati a 7 anni, 5 alla Minetti. Taranto, un garante dell'AIA per l'ILVA, resta a domiciliare l'ex presidente della provincia Florido, nuovo intervento del presidente della regione contro il commissario Bondi. Ora la Gazzetta di Lecce, lo scandalo della procura elvetica, rivuole Bonerba, terza rogatoria internazionale su milioni nascosti, non conoscono tregua le indagini del procuratore federale di Lugano. Martano, trovato il sangue nell'auto sospetta, gli ACP, assegnazioni pilotate, si va all'interrogatorio, una settimana alle pratiche sotto il riflettore. Palazzo Carafa, Zozzoni, al mercato scattano 35 diffide. Magli, altri 2 anni di reclusione alla falsa avvocatessa. Otranto, sequestro di marijuana per 8 milioni di euro, inseguimento in mare, arrestati 4 albanesi. Torre dell'Orso, in manette il secondo uomo dell'assalto armato al tabaccaio, Massimiliano Apollonio, rintracciato nella notte. Il calcio, Miccoli e bagno di folla, Lecce mio, finalmente, con mozione di entusiasmo, alla presentazione. Il nuovo quotidiano di Puglia, arriva il ministro, si sgombera, la Chiena Giannardò, città del processo, sulla riduzione di schiavitù, via dell'ex falegnameria. L'incontro tra il padrone del Lecce e il figlio dell'ex presidente, tesoro Iullano, trattativa avviata, Niccoli in lacrime, voglio la B. La procura di Lecce indaga, inchiesta aperta sulla condanna, affitto e scontro, fascicolo dopo l'esposto, l'amministratore inammissibile. Tonnellate di droga sotto chiave, altri maxi sequestro in pochi giorni sulla rotta Albania-Salento, 4 arresti. Gli sviluppi delle indagini agli ACP, affair case, carte al setaccio, assessore, mai pressioni. All'interno della prima pagina, Nardò, il caso, arriva il ministro, si sgomba il campo, ordinanza del sindaco, immigrati fuori dall'ex falegnameria, una città da 400 persone tra sfruttamento e inchieste, l'arrivo agli stranieri, il caporalato, il simbolo Boncure e l'operazione Sabro. La Puglia al top, nel Salento le vacanze più amate dagli italiani, Gallipoli per i giovani è diventata la Rimini del Sud, corsa e bed and breakfast e case private, il 63% dei turisti non sceglie l'albergo, prenotazione in forte calo. Giustizia e politica, Fitto condannato, la procura leccese indaga sull'iter, 5 mesi fa, i 4 anni a Bari per corruzione. L'ANM inaccettabile, ex ministro, niente risse. La pagina dedicata a Lecce, capitale della cultura, tandem con Taranto, Perrone chiama Stefano, lascia Bari, candidiamoci insieme. L'allarme sulla costa, una tonnellata di droga sulla spiaggia, 4 arresti, nuovo sequestro in pochi giorni a Otranto, scafisti inseguiti e presi dalla finanza, il Salento crocevia di affari nei maxi carichi per la Movida, le rotte sempre attive nel traffico in mare tra l'Italia e l'Albania, dirella l'approvvigionamento avviene durante tutto l'anno. E infine vediamo come sempre con lo sport il calcio, Miccoli, grazie Lecce, rinasco, il fantasista San Donato si presenta alla sua gente, troppo forte il richiamo della maglia giallorossa. La punta Zigone, più di un'idea, Moriero ci crede, l'alleanza con il Milan può portare nel Salento altri giovani di qualità. Il futuro del club, fra i tesori Iullano, prime prove di intesa, l'imprenditore di Spinazzola ha ricevuto in sede il figlio del presidente della storica promozione INA. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...